cose che più sorprende quando sei in America è questa storia che a tutto viene applicato quello che loro chiamano il ranking, cioè l'ordinamento, chi è il primo, chi è il secondo, chi è il terzo, ma di tutto, di tutto. Se vai dentro l'università e stai in un dipartimento, sai qual è la classifica dei dipartimenti di archeologia, per esempio. Se stai guardando un gioco di baseball, eccetera, hai tutti i numeri e i ranking di tutto, dei giocatori, dei lanciatori e così via. È una vera e propria, dal nostro punto di vista di europei, mania. Per non parlare del caso in cui questo scalare continuamente prende delle dimensioni enormi, per esempio, tutta quanta la missione scolastica all'università e alla scuola post-universitaria viene fatta in base a un ranking, a un giudizio universale che viene fatto su tutti quanti gli studenti del paese. Ora, questa sembra una stranezza tipicamente americana, a volte ci sembra anche un'ingenuità, com'è possibile scalare tutto? In realtà, se si va a esaminare l'origine di questo comportamento, si trova che dipende da una delle condizioni più basilari che regolano la cittadinanza americana, e cioè quello che viene chiamato diritto all'uguaglianza. Il diritto cioè non di essere uguali di fatto, ma di partire dalla stessa posizione e di essere valutati in maniera assolutamente imparziale, in modo che ciò che emerga è semplicemente il merito personale. Questo è un cardine a fondamento della società americana. E lo è anche. C'è anche una motivazione, no? Pensate alle origini di questo Stato che raccoglieva praticamente fuoriusciti da tutto il resto del mondo, persone che avevano avuto torti, che avevano subito gravi o menomazioni o perdite di diritto e così via. Quindi l'esigenza più forte è quella di giustizia, è quella di che tutti siano nella stessa condizione. Questa in America viene raggiunta attraverso la misurazione assoluta e imparziale. La misurazione è la garanzia dell'uguaglianza, mentre molto spesso da noi accade l'esatto contrario. A noi non piace tanto la misurazione, non ci piace la misurazione perché la vediamo come una sottolineatura delle differenze, ma in realtà è invece la base dell'uguaglianza.